Radio Macello, prima intervista del salottino, la novità di quest'anno della Supercross Cup, Alberto Forato in diretta qua con noi. Ale Contessi, mitico scrabbatore, assolutamente abbiamo in diretta il mattatore delle nottate della Supercross Cup, Bagnolo Mella, il mitico Iron Ferrari, Riccio Ricciotti, The Voice, di tutto quello che succede in Italia, che è motocross, supermoto, fuoristrada, off-road. Kenny Cowboy Bartram, anzi no, il re del supercross italiano, il padrino, the godfather, DJ degli esposti. Abbiamo anche Icio Poggiana da Boot Gang Airlines Crew, e chi ne ha più ne metta, possiamo anche fare a meno di annunciarlo però, Andy Winkler, il capo sovrano del supercross italiano MX2, categoria SX2. E allora abbiamo anche Aldo Winkler, il papà di Andy, però anche famoso dacariano, il designer, come lo chiamiamo? Il progettista, la mente sadica della pista di Supercross Cup, Mauri Del Barba, mezzo capo, forse il dipendente più importante del suo capo, Angelo Pellegrini, e beh, da lui non dobbiamo neanche fargli domande. La pista è fighissima, cioè le serie fanno paura, c'era sempre quella serie di 3-3-3 là che fa cagare addosso, però la fai, è fighissimo. C'è una pista fantastica, veramente tutti i salti sono bellissimi, c'è la serie 3-3-3 che ce l'ho sullo stomaco, c'è il secondo 3 che non riesco. Questa sessione triplo è davvero tosta, infatti ci ho messo un attimino prima di farla nella maniera giusta, però dai, ce l'ho fatta, adesso vediamo la gara come si prospetta, sarà una bella battaglia. Ma la domanda che tutti si faranno, e forse un motocrossista non sa rispondere, 3+3+3 quanto fa? 9. Ok, va bene. No, questa per me è la gara in Italia più bella di Supercross che c'è. Magari Genova è famosa perché ci sono tanti piloti, diciamo, di alto livello che vengono, ma come percorso, come situazione, come organizzazione, per me questa è la più bella in assoluta. E poi è organizzata da Angelo e Luca, che sono due persone fantastiche e che stimo moltissimo, e quindi magari ci fossero tanti come loro che organizzassero gare come queste. Che dire, Supercross Cup, i bro Pellegrini ogni anno ci stupiscono, ogni anno fanno cose più belle, più grandi, più spettacolari. Gli aggettivi superlativi me li sono finiti, perché me li tengo per stasera. Ma per prima cosa, super complimenti a tutta la macchina organizzativa, perché è tutto perfetto, e girando in pista ti posso dire che è una pista bella, divertente, selettiva, e quindi un bel lavorone. È il quarto anno che partecipo a questo evento di Angelo e Luca Pellegrini, un evento fantastico dove c'è del buon supercross e del buon freestyle con la Da Boot Gang. Fare un supercross non è una roba semplice, bisogna sempre ascoltare tutti i ragazzi del supercross, come va determinata certe sezioni che vanno incastrate e non pericolose e siano sciolte per tutti anche. Se noi coinvolgiamo più cose,
e tentiamo comunque di far divertire qualsiasi persona che è lì, che sia interessata alle moto, il freestyle che piace un po' a tutti, quelli, diciamo, quelli che per la prima volta vedono una moto, che sai, è stra emozionante. E poi comunque c'è festa, c'è da mangiare, da bere, cioè sì, finita la gara facciamo tutti festa, c'è un sacco di ragazze, è una cosa un po' di più di una gara, è un po' un mezzo festival, non so. Oggi ho fatto tutto quello che devo fare, sono gasato e per dopo sono carico a bomba proprio, voglio dare il massimo. E niente, dai, cioè, siamo più gasato forse per la festa, però anche per girare, dai.